Come si chiama, signora? Maria. Io mi chiamo Marco. Ciao, piacere, mi chiamo Luca. Tu, sono Gaia. Emma. Emma, ciao Emma. Ciao. Mi sono aggregata ai giovani, anche se non sono giovane. A me non è una serata diversa. Ah, fatto bene, fatto bene. Come hai conosciuto il posto? Me l'ho conosciuto attraverso un'amica, Alice, che ci ha portati qui e ci ha detto di se volevamo partecipare a un monologo. Così. Come conosci questo posto? È la prima volta che vieni? È la prima volta che vengo. E niente, un mio ex compagno del liceo mi aveva consigliato di partecipare a uno di questi spettacoli e ho deciso di provare con mio fratello. Uh-huh. Faccio parte di un'associazione Mani Aperte di Erba. Ci hanno mandato l'email e quindi alla fine ho detto vabbè, perché no? Cosa si aspetta da questo spettacolo? Ormai non è il primo che guardo. Un po' di curiosità ci sta. E il fatto che si tratti di un monologo ti crea dei dubbi? Sì, l'immagine, la rappresentazione che possa essere una cosa pesante ci sta. Però ecco, poi penso che dipende anche dai contenuti, sicuramente da cosa viene rappresentato, ecco, dal tema. Mi aspetto qualcosa che mi faccia annoiare, che mi diverta e diciamo mi faccia passare questo tempo velocemente. Sai già qualcosa dello spettacolo? Hai qualche aspettativa? Sì, ho letto la trama e mi interessava, mi sembrava molto divertente ma allo stesso tempo interessante, mi sembrava una trama su cui riflettere. Cosa ti aspetti dallo spettacolo? Ma non lo so, sono un po' curiosa, non so, perché ho letto tutta la trama ma non saprei, è un monologo, quindi non so, è proprio una sorpresa, penso, sì. Ok, niente, allora ci vediamo dopo, così mi dici se ti è piaciuto lo spettacolo. Va bene, ok. Qualsiasi altra cosa. Vabbè, grazie. Buongiorno Zagor, buongiorno. Buongiorno Zagor, buongiorno. Buongiorno Zagor. Il cesso della stazione è un gran bel posto. Nel cesso della stazione c'è un odore commovente, un misto tra piscio e disinfettante. Sveglia, igiene, colazione. Io non mi annoio, Zagor non si annoia, ho tempo, posso fare quello che voglio, guardo la gente, la guardo negli occhi, è un lusso che mi posso permettere. Te lì, te sì, ti, col mocassino aerodinamico, nero. Te lì, te, ti, sì, ti. Col pantalone a tubino, nero. Te lì, sì, te, tu. Col pile, idrorepellente, nero. Te lì, te, con l'occhialino di tendenza, nero. Te lì, te, ti, scurbat. Oggi mi prendo la libera. La mia giornata d'uccello. Vado in giro e guardo solo il cielo. Certo capita ogni tanto un'antenna parabolica, satellitare, telefonia fissa, mobile, ma è bello il cielo visto dalla città, mi piace. E bussa di basso, bussa di omini. Mi piace star qui a dare un occhio ai bidoni, alla gente che passa e poi guardare su questo cielo mezzo mezzo. Per Zagor la vita è un giorno solo, dall'alba al tramonto. Zagor. Beh, sicuramente molto bello. Intanto ottima recitazione, ottima. Veramente molto bravo. Cioè, sembrava veramente di stare davanti a un senzatetto. Quello che mi ha colpito sicuramente è stato proprio questa contrapposizione quando lui mette nel mondo borghese da un lato e la realtà, è come veramente tante volte ci facciamo tanti di quei problemi veramente, no? La vita ce la riempiamo tanto e poi la nostra vita è appesa a un filo, no? E questo filo lo si perde poi in pratica, no? Devo ancora riflettere, sinceramente è la prima volta che vedo uno spettacolo simile. L'attore è sicuramente molto bravo, ha rappresentato molto il senzatetto. Poi io ho a che fare con tutti i giorni, nel senso che, visto che sono ferroviere, quindi... Mi è piaciuto tantissimo, veramente, complimenti all'attore, bravissimo, una grande espressività, sono rimasta molto colpita, emozionata anche, devo dire, in più punti. Bello, proprio bello. È stato molto interessante, mi è piaciuto perché l'attore è riuscito a interpretare bene il ruolo del senza fissa dimora,
cioè, perché vabbè, io faccio parte di questa associazione che dà appunto i pasti alle persone che non hanno una casa, e mi sembra veramente tanti ne ho visti così, e cioè, è stato molto bravo a rappresentarli. Beh, anche questo racconto della storia con la radiolina che ti fa, cioè, ricordo il passato, è stato particolare, ti fa pensare anche.